Buenos dias, buongiorno a tutti. Sono davvero onorato e felice di essere qui a celebrare Tomás Maldonado, che per me è stato un grande maestro che ho avuto la fortuna di incontrare nel fine degli anni Ottanta, quando ero studente al Politecnico di Milano, in cui per la prima volta il concetto di ambiente veniva esploso e analizzato in una maniera veramente ricca e approfondita, sia sul piano della tematica ecologica, di cui Tomás è stato uno dei pionieri, e della questione della sostenibilità, ma anche soprattutto sul piano della complessità culturale, della complessità del nostro ambiente artificiale che deve convivere con quello naturale. Maldonado era un animale estremamente, estremamente curioso, capace di collegare tutte queste percezioni. Per questo anche mi sono costruito una mappa che poi vi manderò, che cerca di rappresentare il cammino parallelo e gli incroci tra me e Tomás, perché poi la mia storia di relazioni con l'Argentina, il fatto di aver avuto una sede come Total Tool per quasi ormai 20 anni a Buenos Aires e di essere venuto tante volte in Argentina, in qualche modo ha creato anche questa comunanza tra il pensiero di Maldonado, tra Buenos Aires e Milano, tra lui e me, di cui sono estremamente contento e orgoglioso. Anzi, oggi sedere al suo posto nel Comitato Scientifico di Area per me è veramente un onore e una responsabilità, e spero che, ecco, insieme nella fiducia della ragione, del progetto capace di grandi sfide e non spaventato della complessità, possiamo portare avanti questa collaborazione, perché abbiamo bisogno di un futuro migliore, ma soprattutto abbiamo bisogno di credere ancora in un futuro e di poterlo determinare attraverso la nostra volontà e la sfida per un domani migliore per tutti noi.